buongiorno a tutti. Dunque, ragazzi, nella lezione di ieri abbiamo cominciato a vedere che la chimica si occupa della materia e della sua capacità di trasformazione. Abbiamo visto che la materia può subire delle trasformazioni, diciamo così, più semplici, meno profonde, che sono le trasformazioni fisiche. E in effetti abbiamo visto che le trasformazioni fisiche non sono altro che i passaggi di stato. In una trasformazione fisica, in un passaggio di stato, il composto chimico, la sostanza che noi stiamo considerando, non cambia la sua identità. Se era acqua, resta acqua. Cioè, in poche parole, i legami che tengono unite le particelle che formano quella sostanza chimica restano inalterati. Esistono invece delle trasformazioni più profonde, che sono dette reazioni chimiche. Nel corso di una reazione chimica abbiamo che si rompono i legami che tengono unite le particelle delle sostanze che cominciano la reazione, i cosiddetti reagenti. Poi questi legami si riformano fra atomi diversi, fra particelle diverse, e si formano alla fine delle sostanze diverse che sono dette prodotti di reazione. Dunque, abbiamo cominciato a vedere poi le leggi fondamentali della chimica. La prima legge fondamentale della chimica è quella della conservazione delle masse, detta anche legge di Lavoisier. Si è visto, diciamo così, da tutta una serie di attente osservazioni sperimentali, nel corso di una reazione chimica, la massa del sistema molecolare. Cioè, la massa, la somma delle masse delle sostanze che cominciano la reazione, insomma, dei reagenti, le masse dei reagenti, è uguale alla somma delle masse dei prodotti di reazione. Poi abbiamo visto la seconda legge fondamentale della chimica, la legge delle proporzioni definite, cioè quando noi abbiamo un composto chimico, qualunque sia l'origine di questo composto chimico, naturale, naturale di un tipo, naturale di un altro tipo, o sintetica che essa sia, le particelle, gli elementi che compongono questo composto chimico sono sempre presenti nelle stesse proporzioni, sono presenti secondo proporzioni definite. Poi abbiamo visto la terza legge, la legge delle proporzioni minime, in cui abbiamo visto che quando un elemento, quantità diverse di uno stesso elemento si legano alla stessa quantità di un altro elemento, queste quantità stanno tra loro secondo rapporti espressi da numeri interi generalmente. Abbiamo detto che queste leggi fondamentali dell'osservazione, queste leggi fondamentali della chimica nascono dall'osservazione di fatti sperimentali. Cioè, gli studiosi che hanno messo a punto queste leggi si sono andati a preoccupare di andare a vedere tantissime reazioni chimiche, andare a vedere tantissimi composti chimici, e dalle loro osservazioni sperimentali hanno dedotto queste leggi. Abbiamo visto poi che queste leggi sono state utilizzate da Dalton per mettere a punto la sua teoria atomica e abbiamo enunciato i punti, diciamo così, della teoria atomica di Dalton. Ripeto, teoria atomica di Dalton, che è formulata alla fine del Settecento, è più o meno valida quasi nelle stesse accezioni in cui la formulò lo stesso Dalton. Abbiamo visto che un punto fondamentale della teoria atomica di Dalton è la materia è composta da atomi. Gli atomi sono delle particelle piccolissime e indivisibili. Sulla parola indivisibile, questo è proprio uno dei punti, diciamo così, in cui Dalton ha fallito, perché poi si è dimostrato che l'atomo è tutt'altro che indivisibile. E questo lo vedremo nella lezione che faremo sulla struttura dell'atomo, che faremo la settimana prossima. Adesso torniamo un pochettino a questi atomi. Gli atomi definiti da Dalton erano veramente piccolissimi e allora praticamente quando si vada a studiare queste grandezze così piccole, il primo problema che bisogna andare a affrontare è che c'è bisogno di unità di misura adeguata alla grandezza
delle specie che noi andiamo a studiare. Cercherò di essere più chiaro. L'unità di misura della massa qual è? Il grammo. Il grammo come è definito? Il grammo è definito come la massa che ha un centimetro cubico di acqua misurato alla... Il centimetro cubico di acqua deve essere misurato alla temperatura di 4 gradi a cui l'acqua presenta la sua massima densità. Quindi praticamente questa è la definizione di grammo. Ovviamente questa quantità di materia, il grammo, che è obiettivamente, diciamo così, per quelle che sono le nostre considerazioni, le nostre esigenze, una quantità di materia piuttosto piccola, è una quantità enormemente grande quando andiamo a considerare gli atomi, per cui ci sarà bisogno di una quantità commisurata alla grandezza degli atomi. Questa quantità commisurata alla grandezza degli atomi è la cosiddetta unità di massa atomica. Come è definita l'unità di massa atomica? Diciamo, inizialmente l'unità di massa atomica fu definita come la massa dell'atomo più leggero fra tutti quanti quelli che sono conosciuti. L'atomo più leggero fra tutti quelli conosciuti è l'atomo di idrogeno, per cui inizialmente si pose la unità di massa atomica uguale alla massa dell'atomo di idrogeno. Successivamente, questa è roba degli anni 50, anni 60, gli studiosi ci pensarono bene, no, ma se pigliamo proprio l'atomo di idrogeno sorgono dei problemi per dei fatti sempre che vedremo la prossima lezione, perché anche gli atomi di idrogeno non sono tutti quanti perfettamente uguali, c'è qualche cosa che cambia da atomo a atomo. Allora pensarono, invece di prendere come unità di massa atomica la massa dell'atomo di idrogeno, prendiamo un dodicesimo della massa dell'atomo di carbonio. Più o meno, dal punto di vista pratico, un dodicesimo della massa dell'atomo di carbonio è uguale alla massa di un atomo di idrogeno. Quindi, diciamo, da un punto di vista logico, possiamo dire che l'unità di massa atomica è stata scelta essere uguale alla massa dell'atomo più piccolo che esiste, l'atomo di idrogeno. Se vogliamo essere proprio precisi, non è così. È uguale a un dodicesimo della massa dell'atomo di carbonio, che però nella pratica è quasi uguale a meno, diciamo così, di qualche unità per mille, unità per 10.000, alla massa dell'atomo di idrogeno. Quindi, come grandezza per misurare la massa degli atomi, è stata utilizzata, diciamo, la massa dell'atomo di idrogeno, cioè l'unità di massa atomica è stata scelta essere uguale alla massa. Adesso vediamo un pochettino di creare una relazione fra le unità di massa a cui noi siamo abituati, i grammi, e le unità di massa, l'unità di massa atomica, che vengono utilizzate per misurare le masse degli atomi. E proviamo, diciamo così, a scrivere, a impostare questo rapporto, cioè il rapporto fra la massa di un grammo e la massa di una unità di massa atomica. Se noi andiamo ad esprimere in grammi l'unità di massa atomica, l'unità di massa atomica risulta essere uguale a 1,66 per 10 alla meno 24 grammi. Fatevi controllare la memoria di grammi. Sì, ricordo bene. Quindi possiamo scrivere che questo rapporto, un grammo fratto una unità di massa atomica, è equivalente a scrivere un grammo fratto 1,66 per 10 alla meno 24 grammi. Adesso, grammi e grammi si semplificano, resta un numero puro. Se andiamo, diciamo così, a svolgere questa operazione, esce praticamente un numero che è 6,0 per 10 alla 23esima. Adesso questo è una sorta di numero magico che comparirà spesso nel corso di questo corso della chimica,
anche nella fisica, quando ve ne so, studierete, diciamo così, le proprietà, che ne sono, dei gas, dei liquidi, i sistemi liquido-vapore, questo è un numero che uscirà abbastanza spesso e si chiama numero di Avogadro, è indicato generalmente sui libri di chimica con una N stilizzata fatta in questa maniera. Alcuni libri di chimica invece di chiamarlo numero di Avogadro, Amedeo Avogadro era uno studioso piemontese nato a Torino e che visse praticamente a cavallo fra il 700 e l'800, lo chiamano numero di Löschmidt, al nome di uno studioso tedesco che non so che cosa combinò. Avogadro, vedremo praticamente che soprattutto quando si parla di leggi dei gas, ebbe, diciamo così, un ruolo importantissimo. Diciamo che sulla maggior parte dei testi di chimica questo numero è riportato come numero di Avogadro e, vi ripeto, si indica con una N scritta in una maniera un po' strana, tipo praticamente quello scritto io adesso. Che significato ha questo numero di Avogadro? Come l'abbiamo, diciamo così, tirato fuori, il significato di questo numero di Avogadro è ancora un poco criptico. Perché? Praticamente noi che cosa abbiamo? Abbiamo detto, abbiamo una massa di un grammo. Poi abbiamo praticamente, facciamo il rapporto tra la massa di un grammo e un'unità di massa atomica. Se noi andiamo a esprimere l'unità di massa atomica in grammi, abbiamo che questo è uguale a 1,66 per 10 alla meno 24. Quindi il risultato, diciamo, di questa operazione, di questo rapporto, che cos'è? È praticamente quante unità di massa atomica sono necessarie per fare un grammo. Quindi diciamo così che in questo primo momento potremmo accontentarci di questa definizione un po' appezzottata di numero di Avogadro, in cui diciamo sono il numero di unità di massa atomica che servono per fare un grammo. Fra poco invece vedremo che il significato del numero di Avogadro è più profondo e più importante, lo vedremo fra poco. Lasciamo, diciamo così, un attimo di suspense, diciamo, su questo punto e fra poco approfondiremo questo significato che è molto importante. Allora, perché a questo punto, diciamo così, mi serve, mi è necessario andare a definire alcune grandezze che sono importanti, che, diciamo, compariranno continuamente nel corso di questo corso. La grandezza che dobbiamo cominciare a definire è la molecola. Che cos'è la molecola? La molecola è la più piccola parte di un composto chimico che conserva tutte le proprietà del composto stesso. Generalmente, diciamo così, alcuni libri di chimica e a volte alcuni studenti, se voglio essere perfido, gli chiedo: ma che cos'è una molecola? È la parte più piccola di un composto chimico. Detto così è sbagliato, perché praticamente la molecola è ulteriormente divisibile negli atomi che la compongono. Però se io prendo una molecola d'acqua che è H2O e la divido, la scompongo tramite l'elettrolisi in idrogeno e ossigeno, io ho la capacità di farlo, ma idrogeno e ossigeno separati hanno delle proprietà che sono completamente diverse da quelle dell'acqua, cioè quando idrogeno e ossigeno sono invece legati. Quindi se vogliamo dare una definizione di molecola precisa, dobbiamo dire la più piccola parte di un composto chimico che però comunque conservi tutte le proprietà del composto chimico stesso. Adesso praticamente possiamo andare a definire il concetto di massa molecolare. Che cos'è la massa molecolare? È la massa praticamente della molecola stessa, poiché praticamente a formare una molecola concorrono diversi atomi, noi abbiamo che la massa della molecola è la somma delle masse dei singoli atomi. Cercherò di essere più chiaro. Noi abbiamo detto praticamente che l'atomo di idrogeno ha massa 1, o unità massa 1 nel senso praticamente che è una unità di massa atomica. Abbiamo detto l'unità di massa atomica noi l'abbiamo scelta quasi uguale praticamente all'atomo di idrogeno. Adesso a meno di tanti decimali, che chiaramente non ricordo,
è che anche nei calcoli degli esercizi che voi poi farete, chiaramente trascurerete, perché voi per esempio le masse atomiche ve le andate a trovare sulle tabelle, ve le andate a trovare sulla massa periodica, vi è riportato il numero con un sacco di decimali. Allora generalmente i decimali vengono trascurati, a meno che si considera il primo decimale se è profondamente diverso da zero. Vabbè, dicevamo praticamente, idrogeno quindi tiene circa 1 come unità di massa atomica, l'ossigeno tiene 16 come unità di massa atomica, quindi praticamente l'acqua che ha forma H2O, la massa molecolare dell'acqua viene calcolata, prima cosa viene indicata con una m grande, vedete? In chimica la m grande vuol dire massa molecolare. Ripeto, io cerco di essere attento a utilizzare sempre la parola massa, ma sentite peso molecolare, per quel discorso che vi ho fatto nella lezione scorsa è assolutamente la stessa cosa per quello che riguarda noi massa. Quindi, visto che la molecola dell'acqua è H2O, noi abbiamo che la massa molecolare dell'acqua si calcolerà andando, diciamo così, a sommare le masse dei singoli atomi che compongono l'acqua. Quindi avremo che sarà uguale a 2 volte la massa dell'atomo di idrogeno più la massa dell'atomo di ossigeno. Quindi la massa dell'atomo di idrogeno abbiamo detto è uguale a 1, la massa dell'atomo di ossigeno è uguale a 16, quindi la massa molecolare dell'acqua è uguale a 18. Bene, vi ripeto, ho trascurato i decimali, cosa che potete fare benissimo. Per esempio ricordo che la massa atomica dell'ossigeno è 15,99999, non mi ricordo quanti 9 ci stanno, possiamo scrivere 16 senza nessun problema. Chiaramente quindi calcolo delle masse molecolari dei singoli composti non crea nessun problema. Pigliamo, che vi posso dire, il metano ha formula CH4, è un idrocarburo, è un composto molto noto, è il gas col quale viene alimentata la rete di distribuzione civile, cioè a casa vostra, quando voi, diciamo, aprite la chiavetta del fornello e ci mettete un accendino per accenderlo, quello che esce, diciamo così, dal cannello della cucina è metano che reagisce con l'ossigeno e produce calore trasformandosi in anidride carbonica. Vogliamo calcolare la massa molecolare del metano? Benissimo, la massa molecolare del metano, vedete, allora vogliamo essere precisi, mettiamoci un bel pedice alla base e capiamo che la massa molecolare del sarà uguale, diciamo così, a 4 volte la massa atomica dell'idrogeno più la massa dell'atomo di carbonio. Allora noi abbiamo 4 per 1 più 12 uguale a 16. Bene, se per esempio abbiamo qualche cosa di più complicato, che vi posso dire, la massa molecolare dell'acido solforico che ha formula H2SO4, non dovremo fare altro anche in questo caso che andarci a calcolare, andare a sommare le masse dei singoli atomi che compongono questa molecola. Quindi qui ci sono 2 atomi di idrogeno, vedete? Quindi 2 volte la massa atomica dell'idrogeno più la massa atomica dello zolfo più 4 volte la massa atomica dell'ossigeno. Dunque, la massa atomica dell'idrogeno abbiamo detto che è uguale a 1, la massa atomica dello zolfo mi sembra di ricordare che è 32, la massa atomica dell'ossigeno è 16, quindi 4 per 16. Quindi abbiamo 2 più 32 fa 34, 4 per 16 fa 4 per 64, 64, 64 più 32 fa 96, 98. Vabbè, diciamo così, quindi le masse molecolari non ci sta nessuna difficoltà ad andare a calcolare. Va bene? Adesso un punto, diciamo così, formale lo vorrei richiamare alla vostra attenzione, diciamo,
non è una cosa di grande importanza, però sui libri di chimica è riportato, i professori di una volta, se uno, diciamo così, sbagliava una cosa del genere, ti tiravano il libretto appresso e ti cacciavano fuori. Non dirvela nemmeno, mi sembrerebbe fare troppo il professore moderno, e io non sono un professore moderno. Praticamente, la massa molecolare è espressa da un numero adimensionale, perché è, diciamo così, calcolata come il rapporto fra la massa molecolare del composto che noi stiamo considerando e l'unità di massa atomica. Allora, unità di massa atomica sta a denominatore e sta a numeratore, si semplifica, scompare e resta un numero 1. Quindi, diciamo così, a rigore la massa molecolare dei vari composti è espressa da un numero adimensionale. Bene? Diciamo, professori, diciamo, passati, una cosa del genere, se uno diceva la massa molecolare dell'acqua quanto è? 18 grammi, ah vabbè, l'esame qua è finito, non hai capito niente, vai via. Diciamo che è semplicemente una cosa formale, una cosa che non ha un grande significato, però mi sembra il caso comunque, diciamo, di questa cosa. Va bene? Allora, a questo punto che abbiamo definito, diciamo, che cos'è una molecola, possiamo, diciamo, andare a definire con precisione che cos'è un elemento e che cos'è un composto. Io in effetti nella pratica l'ho già fatto, però andiamo a dare proprio una definizione asettica di elemento e una definizione asettica di composto. Un elemento è, diciamo così, un composto chimico in cui tutti gli atomi che compongono la sua molecola sono tutti quanti uguali fra di loro. Quindi, ad esempio, un elemento ossigeno che ha una molecola O2 e un elemento, che ne so, il cloro che ha una molecola Cl2 e un elemento, il ferro, che si presenta, diciamo così, come ferro metallico e si indica semplicemente così. Invece sono composti quelle sostanze chimiche la cui molecola è, diciamo, formata da atomi diversi. Ad esempio, un composto l'acqua H2O, è un composto l'ammoniaca NH3, è un composto che vi posso dire l'acido solforico H2SO4, è un composto idrossido di sodio NaOH. Bene. Diciamo che questo ce ne eravamo già resi conto, ma adesso invece lo vado, diciamo così, a definire in una maniera, diciamo, asettica e precisa. Senza... Adesso dobbiamo inserire e dobbiamo presentare un altro concetto, anch'esso molto molto importante, che ricorrerà spessissimo nel corso di questo corso. Quindi su queste cose cercate, diciamo così, di non avere nessun dubbio, perché se si hanno dubbi su queste cose qua, sarebbe veramente un grave problema. Dunque, questa grandezza è la mole. Come definiamo la mole? Definiamo la mole di una sostanza, la mole di un composto chimico, come una quantità di quel composto chimico che ha una massa uguale alla sua massa molecolare. Bene. Se vogliamo parlare in termini di peso, che pesa un numero di grammi uguale al suo peso molecolare. È sempre più corretto parlare di massa. Quindi questo che cosa vuole dire? La massa molecolare dell'acqua è 18, quindi una mole d'acqua da quanti grammi d'acqua è fatta? 18 grammi, e non è una cosa complicata, si capisce? La massa molecolare del metano quanto è? 16. Una mole di metano da quanti grammi di metano è fatta? Da 16 grammi. Una mole di acido solforico da quanti grammi è fatto? La sua massa molecolare 98, da 98 grammi di acido solforico. Va bene? Allora, a questo punto noi possiamo ritornare su questo numero di Avogadro che avevamo lasciato un pochettino in sospeso, facendo, diciamo così, un po' di suspense. Chissà che qual è il vero significato di questo numero di Avogadro. Sicuramente quello che abbiamo detto prima è vero. Cioè, in poche parole, ci vuole un numero di Avogadro di unità di massa atomica per fare un grammo. Ma questa definizione non è che proprio ci fa proprio contenti, perché non ci fa capire l'importanza di questo numero di Avogadro. Allora, proviamo a fare una cosa.
prendiamo praticamente una mole d'acqua. Una mole d'acqua è composta da 18 grammi di acqua, va bene? La massa molecolare dell'acqua, quanto abbiamo detto che è 18 unità di massa cosa. Semplifichiamo. Questo rapporto tiene una faccia conosciuta. Dove l'abbiamo visto? Eccolo qua. Quindi possiamo, diciamo così, scrivere quanto abbiamo scritto qua, cioè che praticamente questo risulta essere uguale a un grammo fratto la massa misurata in grammi dell'unità di massa atomica, quindi 1,66 per 10 a meno 24 grammi, che risulta essere uguale a 6,022 per 10 alla 23. Andate a definire così il numero di Avogadro, assume un aspetto molto diverso, cioè in poche parole noi abbiamo che il numero di Avogadro è stato definito essere in questa maniera qui, come il rapporto tra la massa di una mole e la massa di una molecola. Quindi che significato ha? È il numero di molecole che è necessario a fare una mole. Quindi in una mole di un composto chimico è sempre presente un numero di Avogadro di molecole di quello stesso composto. Bene? Quindi questo è un concetto molto 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 importante. Ci sono problemi, ragazzi? Va bene? Chiaramente questo ragionamento che abbiamo fatto per l'acqua lo possiamo fare per il metano, lo possiamo fare per l'acido solforico, lo possiamo fare per l'ammoniaca, lo possiamo fare per il cloruro di sodio. Il ragionamento sarà sempre lo stesso. In una mole di metano ci sta un numero di Avogadro, 6,023 per 10 alla 23esima molecole di metano. In una mole di ammoniaca, 17 grammi, la massa molare della massa molecolare dell'ammoniaca è 17 unità di massa atomica, ci stanno praticamente un numero di Avogadro, 6,022 per 10 alla 23esima molecole di ammoniaca. Bene, a questo punto che abbiamo definito la mole, possiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto, definito, che abbiamo fatto, la stessa operazione che abbiamo fatto per la molecola. Cioè, una volta definita la molecola, abbiamo definito la massa molecolare. Una volta che abbiamo, quindi la massa molecolare, che cos'era? Era la somma delle masse atomiche delle particelle che praticamente componevano. La massa molare è assolutamente la stessa cosa, solamente che quando noi parliamo di mole abbiamo detto che la mole che cos'è? È una quantità di una sostanza che ha una massa in grammi uguale alla massa molecolare. Quindi se la massa molecolare dell'acqua è 18, la massa molare dell'acqua sarà 18 grammi, chiaro? Se la massa molecolare del metano è 16, la massa molare del metano sarà 16 grammi, chiaro? Adesso, questo sempre per intenderci, se voi, diciamo così, confondete massa molecolare e dite la massa molecolare del metano è 16 grammi, diciamo, ripeto, per me è assolutamente la stessa cosa, se vogliamo essere molto precisi, 16 grammi sono la massa di una mole di metano, quindi è la sua massa molare. Se parliamo di massa molecolare dobbiamo dire è 16, numero dimensionale se basta, chiaro? Diciamo, per me tutte queste questioni formali non è che sono troppo importanti, ci sono però, ripeto, professori per i quali queste questioni formali sono importantissime e sono una condicio sine qua non l'esame non lo segue. Allora, una volta che noi abbiamo definito la grandezza mole,
una volta che noi abbiamo definito la grandezza massa molare, vedete, la massa molare si indica sempre col simbolo m, cioè col simbolo m si indica indifferentemente sia la massa molecolare sia la massa molare, chiaro? Adesso dobbiamo occuparci delle relazioni che legano fra di loro la massa della sostanza che noi stiamo considerando, la massa molare della sostanza che noi stiamo considerando, il numero di moli della sostanza che noi stiamo considerando. Vedete, queste grandezze si indicano con questi simboli. M piccolo è la massa della sostanza. N è il numero di moli della sostanza che noi stiamo considerando. M è la massa molare. Adesso sulla base di tutto quanto siamo andati dicendo fino adesso, la relazione che lega se è estremamente semplice. Cioè semplicemente noi abbiamo che il numero di moli è uguale alla massa della sostanza diviso la sua massa molare. Cioè se 18 grammi di acqua sono una mole, è chiaro che 36 grammi d'acqua, 36 al doppio di 18, saranno due moli. E io per fare questa operazione come faccio? Faccio 36 massa dell'acqua diviso 18 massa molare dell'acqua. Quindi questa è una, diciamo così, relazione che è valida sempre. Bene? Chiaro? Non credo che ci sia. Vabbè, allora, diciamo così, abbiamo inserito anche, diciamo, concetto della mole, e abbiamo visto anche qual è la relazione che lega praticamente la mole alla massa e alla massa molare. Ovviamente, diciamo così, la massa sarà uguale al prodotto del numero di moli della massa molare, la massa molare sarà uguale al rapporto tra la massa e il numero di moli. Diciamo, ahimè, purtroppo delle volte i ragazzi quando vengono all'esame hanno difficoltà anche a fare questo passaggio. Quello che vi posso dire è che diciamo, se all'esame avete problemi di questo genere qui, ahimè, l'esame finisce qui. Anche se questa qui praticamente non è chimica, questa qui diciamo è matematica di infimo livello, però se non si sanno queste cose non si può andare avanti. Qualcuno mi potrebbe obiettare, ma questo non è programma di chimica. E io vi potrei rispondere, ma anche leggere e scrivere non è programma di chimica, e se uno non sa leggere e scrivere, la chimica non la può fare. Quindi diciamo così, perché ripeto, se a volte, ecco, se c'è qualche cosa che a volte negli studenti mi dà un po' fastidio, sono le contestazioni fuori luogo, diciamo, e a volte ho delle contestazioni su questioni di questo genere. Quindi diciamo, la relazione è estremamente semplice. A questo punto, prima di passare a fare un pochettino di esercizi, perché ripeto, la parte esercitativa è estremamente importante, diciamo che all'inizio gli esercizi vi possono sembrare anche estremamente semplici, ma è bene che li vediate tutti quanti, anche quelli estremamente semplici, perché si parte da quelli più semplici e poi si finisce a quelli più complicati. Allora, praticamente, che non sono mai troppo complicati comunque, però diciamo, la ratio delle mie lezioni è quella là, diciamo, di portarvi per mano, cioè di cercare di portare con me il più grande numero possibile di studenti che sta seguendo la mia lezione, e di lasciare per strada solamente quelli lì che, ahimè, vengono lasciati per strada comunque, che io ho fatto tutto il possibile per portarli con me, ma loro non si sono fatti portare con me e sono rimasti dove stavano. Quindi anche, diciamo così, sono esercizi abbastanza semplici all'inizio, ma comunque. Allora, dicevamo un pochettino, l'ultimo concetto che è importante, diciamo, andare a presentare prima di passare a fare qualche esercizio, è praticamente il concetto di formula chimica. In effetti io la formula chimica non vi ho detto che cosa rappresenta, vi ho smammato un po' di formule chimiche dicendo l'acqua a formula H2O, il metano a formula CH4, giustamente qualcuno di voi mi avrebbe la formula chimica, che cos'è? Va bene, ve lo dico subito.
chiaramente, diciamo così, il professore quando fa lezioni ha un pochettino di difficoltà, perché dovrebbe dirvi contemporaneamente 6 o 7 cose, poiché praticamente ha l'esigenza di dire le cose chiaramente. Cioè il professore universitario dovrebbe essere per prima cosa uno che parla come un professore, cioè parla chiaramente, si fa capire. Se il professore vi dice 5-6 cose assieme, anche se sono 5-6 banalità, non ne capite nemmeno una. Allora io ho bisogno di presentarle una alla volta, per cui ho bisogno, diciamo, a volte di dare per scontate delle cose che non è ancora definite, però poi mi ricordo quando non le ho definite e dopo le vado a definire. Così, diciamo così, tutti i pezzi del mosaico si mettono assieme. Che cos'è sta formula chimica? Che mi rappresenta sta formula chimica? Dunque, la formula chimica mi rappresenta praticamente la molecola, se è possibile andare ad individuare una molecola per quel composto chimico. Adesso direte voi, beh, mo stai cominciando a parlare in una maniera misteriosa, dici delle parole, dici e non dici, che cosa vuoi dire? Cercherò di essere più chiaro. Quando studieremo i composti chimici, questa lezione faremo la struttura dell'atomo, dopo la struttura dell'atomo faremo la tavola periodica, dopo la tavola periodica faremo il legame chimico e dopo il legame chimico faremo i vari composti chimici. Dopo che abbiamo fatto il legame chimico e dopo che avrò presentato i composti chimici, risulterà chiaro che per alcuni composti chimici si può individuare una molecola, per altri composti chimici la molecola è impossibile andarla. È chiaro? Allora, la formula chimica presenta, diciamo così, un'accezione diversa a seconda del composto chimico che noi stiamo considerando. Se è un composto chimico come l'acqua, per il quale si può andare a individuare una molecola, allora la formula ha proprio il significato di dire quali atomi e quanti atomi sono presenti in una molecola. Cioè, quando io vi dico la formula dell'acqua è H2O, la molecola d'acqua esiste, voi sapete che nella molecola d'acqua c'è un atomo di ossigeno legato a 2 atomi. Chiaro? Così come pure per il metano esiste la molecola del metano. E abbiamo, quando vi dico che la molecola del metano ha formula CH4, significa che nella molecola del metano c'è un atomo di carbonio e 4 atomi di idrogeno. Bene. Se invece io vi dico la formula del cloruro di sodio è NaCl, adesso, come vedremo nelle prossime lezioni, adesso fidatevi di quello che vi dico, insomma, poi nelle prossime lezioni ve lo mostrerò incontrovertibilmente. Abbiamo praticamente che la molecola del cloruro di sodio non si può individuare, non esiste, anzi no, non esiste proprio la molecola. Allora, quando io vi dico che la formula del cloruro di sodio è NaCl, che cosa voglio dire? Voglio dire praticamente che nella forma come si presenta il cloruro di sodio, cioè se voi il cloruro di sodio, principale costituente del sale da cucina, l'avete visto di faccia qualche volta, come si presenta? Si presenta praticamente come una polvere fatta da dei cristalli. Se andate a vedere quei cristalli al microscopio troverete che hanno una forma abbastanza precisa, diciamo così, insomma, che ci sono tutti dei cubi che escono praticamente da questi granelli, e praticamente in questi granelli di cloruro di sodio il rapporto di combinazione atomica fra il sodio e il cloro è 1:1, cioè un atomo di sodio per ogni atomo di cloro. È chiaro? Quindi, andando, diciamo così, a riassumere il discorso che stavo facendo prima, la formula ha un significato, la formula chimica ha un significato diverso a seconda del tipo di composto chimico che noi stiamo considerando. Se per quel composto chimico è identificabile una molecola, abbiamo che la formula chimica mi dice quali e quanti atomi sono presenti. Bene. Se invece non è possibile andare a individuare una molecola, la formula chimica ha semplicemente il significato di rapporto di combinazione atomica che si realizza in quel
composto. Bene? Nelle prossime lezioni, praticamente, voi sicuramente mi saprete dire benissimo, per questo composto la molecola esiste, per questo composto la molecola non esiste. In base a quello che vi dirò, in base alle informazioni che vi darò, sarete sicuramente in grado di dire qui la molecola esiste, qui la molecola non esiste. Chiaro? Sono problemi. Per quanto riguarda la formula chimica c'è ancora qualche cosetta da dire. Diciamo che sui vari libri di chimica troviate, diciamo, diversi aggettivi qualificativi della formula chimica. Potreste trovare formula minima, formula molecolare, formula di struttura. Cosa significano tutti questi qualificativi? Dunque, praticamente, la formula minima di un composto che vi dice? Vi dice semplicemente il rapporto di combinazione atomica. Va bene? La formula molecolare vi dà invece quali e quanti atomi sono presenti in quella molecola. La formula di struttura invece vi dà anche qualche informazione in più ancora. Vi dice anche un pochino come sono legati questi atomi. Vi faccio un esempio. Esiste un composto, un idrocarburo che viene spesso utilizzato, diciamo così, ecco, per esempio, nel gas naturale, nel gas con cui si alimenta, diciamo, la rete civile per riscaldamento e per i fornelli, è costituito principalmente da metano, però qualche unità per cento non sono metano, è un altro composto che si chiama etano. L'etano ha la formula di struttura fatta così, vedete? Sono due atomi di carbonio legati tra di loro e ognuno di questi due atomi di carbonio sono legati a tre atomi di idrogeno. Vedete, questa è la formula di struttura dell'etano, perché ci dice non soltanto che in una molecola d'etano ci sono due atomi di carbonio e sei atomi, ma ci dice anche come sono legati fra loro. Bene. Adesso, questa è la formula di struttura. La formula molecolare dell'etano, qual è? Vi dice semplicemente il rapporto di combinazione atomica. Vi dice semplicemente quanti atomi di uno e quanti atomi dell'altro. Quindi sarà C2H6. Vi ho detto che esiste anche la formula minima. La formula minima vi dà semplicemente il rapporto di combinazione atomica, che chiaramente sarà 2,6 dividiamo tutto per 2, sarà uguale a 5. Bene. Adesso chiaramente vi posso dire che la formula, anzi scriviamocela vicino così lo fissiamo. Questa è la formula di struttura. Questa è la formula molecolare. Questa è la formula minima. Ovviamente esiste una ben precisa relazione tra la formula minima e la formula molecolare. Chiaramente qual è questa relazione? Formula molecolare è multipla della formula minima. Se è multipla secondo il numero 1, coincide. Se invece è multipla secondo il numero 2, 3, 4, chiaramente devono essere tutti quanti dei numeri interi, avremo praticamente un caso tipo questo qui, vedete? Perché vi sto dicendo tutte quante queste cose? Perché praticamente noi vedremo negli esercizi che andremo affrontando fra qualche... adesso che sto finendo, diciamo, appena finisco di presentarvi queste grandezze, cominceremo a fare un po' di esercizi. Diciamo che l'analisi chimica permette, diciamo così, di calcolare, di determinare
quali percentuali in massa dei vari elementi sono presenti in un determinato composto. E da semplici calcoli è possibile andare, diciamo così, a determinare il rapporto di combinazione atomica degli atomi che sono presenti in un composto. Quindi, cosa si può determinare facilmente? Si può determinare facilmente la formula molecolare. Per determinare la formula molecolare, di che cosa c'è bisogno? C'è bisogno di conoscere la massa molecolare di quel composto. Ovviamente, se la massa molecolare di quel composto è uguale alla massa della formula minima, formula minima e formula molecolare coincidono. Se invece è doppia, vuol dire praticamente che la formula molecolare deve essere la formula minima moltiplicata per 2. Se è tripla, moltiplicata per 3, e così via. Diciamo così, in chimica esistono nell'analisi chimica tutta una serie di metodi che permettono la determinazione del peso molecolare della sostanza. Diciamo che se in un laboratorio chimico si sintetizza una sostanza e non si sa che cosa è questa sostanza, che si fa? Si fa l'analisi elementare. L'analisi elementare ti dice c'è il 40% di carbonio, c'è il 12% di idrogeno, c'è praticamente il 48% di ossigeno. Poi praticamente che cosa si fa? Si fanno queste operazioni che permettono di determinare la massa molecolare di questa sostanza. Dall'analisi elementare si calcola la formula minima, si divide la massa molecolare per la massa della formula minima e si vede, diciamo così, quante volte la formula minima entra nella formula. Vabbè, le vedremo tutte quante queste cose negli esercizi che vi faccio vedere adesso. Adesso io interrompo la lezione per 2 o 3 minuti, perché? Perché in una mail che mi ha mandato il presidente del consiglio di corso, del vostro corso di laurea, il professor Iacovillo, mi ha detto che tutte queste lezioni dovrebbero durare un'ora e poi ci deve essere una piccola interruzione. Perché? Perché praticamente è complicato andare a caricare lezioni che durano più di un'ora. Quindi allora la interrompiamo, ci risposiamo proprio 2 minuti, e poi cominciamo a fare gli esercizi, in modo che possiamo fare un'altra lezione ed è più semplice andarla a caricare. Ok? 2 minuti.